Poracci, benvenuti o bentornati sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza che i tuoi dati di salvataggio vengano corrotti. Oggi parleremo del reveal a sorpresa di Game Builder Garage e del report finanziario di Nintendo per l'anno 2020 e 2021, ma non solo! Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Potete lasciare un like oppure iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video e, perché no, seguirmi anche su tutti i social. Se poi mi volete dare proprio un supporto concreto e apprezzatissimo, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove troverete i memini in HD. Pazzesco! Allora, come al solito iniziamo con qualche notizia da trattare al volo, perché è stata finalmente ufficializzata la data di uscita del port di Tony Hawk 1 e 2 per Nintendo Switch. Ormai è la prassi, gli utenti della console ibrida devono aspettare sempre qualcosina in più quando si tratta di titoli multipiattaforma, ma alla fine si riesce a giocare quasi tutto anche su Switch. Nintendo of America ha confermato che l'ottimo remake curato da Vicarious Visions vedrà la luce su Switch il 25 giugno di quest'anno. Non è stata ancora confermata la data di uscita europea, ma credo e spero si tratterà di un'uscita in contemporanea mondiale. Questo venerdì poi uscirà Resident Evil Village e le recensioni sono tutte molto positive, anche se si parla di un gioco meno spaventoso del 7 e più orientato verso un gameplay action, un po' come accadde con Resident Evil 4. Ora, io sono tentatissimo di prendere il gioco e sapete qual è la piattaforma che più mi intriga? Stadia, se non altro perché, prenotando Resident Evil Village, è possibile ricevere in omaggio la Stadia Premier Edition, che comprende sia il controller Stadia che il Chromecast Ultra, necessari per sfruttare al meglio l'universo del cloud gaming di Google. Per soli 70 euro, con gioco compreso, l'offerta è molto allettante. Ma ditemi, voi prenderete Resident Evil? Inoltre, poracci, è uscita la patch di Returnal, di cui parlavamo ieri, ma questa ha fatto più danni che altro. Molti giocatori si sono trovati con i salvataggi corrotti e hanno perso tutti i loro progressi, e la percentuale di player afflitti da questo bug è enorme, tanto che Housemarque è subito dovuta correre ai ripari, consigliando di cancellare il gioco nel caso si fosse scaricata la patch e di attendere la nuova versione che da adesso è già scaricabile. Io ho riscontrato l'errore, ma fortunatamente non ho perso alcun progresso, nonostante ieri sera abbia continuato a giocare per almeno un'altra ora e mezza. Quest'ennesimo scivolone non fa che aumentare la frustrazione dell'utenza nei confronti di un titolo che sta facendo discutere tantissimo di sé e credo proprio che nei prossimi giorni gli dedicherò un video intero. Secondo me vale la pena spiegare al meglio Returnal, perché vedo tantissima confusione intorno a questo titolo. Detto questo, poracci, possiamo passare alle notizie del giorno. Nintendo ha annunciato dal nulla, come ormai ci ha abituato a fare, un nuovo esperimento dal sapore molto particolare, ovvero Game Builder Garage. Un concept molto interessante che promette di avvicinare anche i più giovani al mondo della programmazione e del game design. Vediamo cosa sappiamo a riguardo. Il gioco nasce come una sorta di spin-off standalone di quanto già visto nel garage di Nintendo Labo, un software che permetteva di dare vita a nuove funzioni per le creazioni di cartone. Ora, fortunatamente, questo concept è stato rimosso dall'ingombrante ormai defunto Labo per essere esposto a una fetta ben più grande di giocatori, e Nintendo sembra aver pensato, nel migliore dei modi, la presentazione di questo titolo. Il Maker, disponibile dall'11 giugno, infatti avrà un costo di soli 30 euro, un prezzo decisamente accessibile, e per i collezionisti più esigenti sarà disponibile anche in edizione fisica. Game Builder promette di dare sfogo alla creatività dei giocatori, permettendogli di realizzare le proprie visioni di game design, anche se non è chiaro quanto sarà profondo l'editor di questo garage. Nel trailer di presentazione vengono mostrate alcune lezioni base che permettono di dare vita a semplici azioni che si traducono in minigiochi immediati, ma verso la fine del filmato è possibile vedere una serie di creazioni ben lontane dagli asset standard, tanto che viene fatto anche un breve accenno a un editor degli asset, una feature che dovrebbe aprire notevolmente lo spazio di azione di ogni singolo giocatore. L'ho detto per Mario Maker, ma anche per Animal Crossing. Purtroppo i builder non fanno per me, anche se li trovo concettualmente molto interessanti. C'è da dire che questo Game Builder Garage non sembra avere le potenzialità di un Dreams ed è chiaramente rivolto a un pubblico giovane che vuole avvicinarsi anche solo concettualmente al mondo dello sviluppo dei videogiochi. E per quanto sono sicuro che non sia un software che potrà interessarmi più di tanto,
quanto sono curioso di vedere fino a dove si spingerà la creatività della community, il punto forte di queste operazioni. Ed è un peccato che forse qui Nintendo abbia ancora una volta tirato il freno a mano. Ottima presentazione, perfetto il prezzo, graditissimo il supporto al mouse, ma l'aspetto social sembra fortemente tenuto a freno dall'utilizzo di codici creazione per la condivisione del proprio lavoro. Sul serio, non c'era un modo più immediato per rendere facilmente fruibili le opere dei creator? Speriamo che la situazione sia meno tragica di quello che potrebbe apparire, ma conoscendo Nintendo non mi sorprenderebbe vedere il grandissimo potenziale online e multiplayer segato da delle scelte anacronistiche. In ogni caso, poracci, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo ennesimo annuncio a sorpresa da parte della grande N. Nintendo ha anche pubblicato i risultati dell'anno finanziario che va da aprile 2020 a marzo 2021 e, come era prevedibile aspettarsi, sono stati tantissimi i record infranti dalle vendite di Nintendo Switch e i numeri sono più incoraggianti che mai. Analizziamoli insieme perché c'è tantissimo da dire. Partiamo dai guadagni totali. Nintendo ha visto sostanzialmente un incremento delle entrate di oltre il 30% rispetto al precedente anno, che già di per sé era da record. La compagnia ha registrato un profitto netto di 480 miliardi di yen, che sono circa 4,4 miliardi di dollari. Mi sa che Shuntaro Furukawa ultimamente ha il sorriso stampato in volto. Comunque, con 28,83 milioni di unità vendute nel corso dell'anno, la famiglia Nintendo Switch ha raggiunto quota 84,59 milioni di unità totali, sorpassando in classifica delle console più vendute di sempre il Game Boy Advance, fermo a 81,5 milioni. Lo scorso anno Nintendo Switch si era fermata a 21,3 milioni, migliorando così un record già di per sé impressionante, e per l'anno corrente l'azienda si aspetta di vedere un leggero calo puntando ai 25,5 milioni di console distribuite, un assestamento dovuto in parte alle difficoltà di produzione e in parte al miglioramento delle condizioni dettate dalla pandemia. Ovviamente anche lato software sono stati registrati numeri impressionanti, con 22 titoli first party che hanno venduto più di un milione di copie, insieme ad altri 14 sviluppati da terze parti. Il top seller è stato, senza sorprese, Animal Crossing New Horizons, con ben 20,85 milioni di copie, seguito da Mario Kart 8 Deluxe, che aggiunge altri 10,62 milioni di copie al suo totale, che tocca i 35 milioni, confermandosi come il titolo che ha venduto di più per Switch anche per questo report. Benissimo la 3D All Stars a 9 milioni, grazie al suo essere un'operazione limitata, e anche Ring Fit Adventure, che ha superato i 7 milioni. Super Mario Odyssey sfora i 20 milioni complessivi, mentre Luigi's Mansion 3 è a un passo dai 10. 3 milioni per 51 Worldwide Classics, altro record impensabile, e ben 2 per Pikmin 3 Deluxe, sperando in una ripartenza del brand e nell'arrivo del quarto episodio della saga. È anche giusto notare quanto il mercato sia cambiato e come la pandemia e la quarantena abbiano favorito la crescita delle vendite in digitale. Gli acquisti su eShop hanno generato 3,15 miliardi di dollari in vendite digitali, un incremento del 68,5% rispetto all'anno precedente. Il 42,8% degli acquisti su Switch sono stati fatti in digitale, registrando anche qui un incremento del 34% rispetto al passato. Effettivamente anche io ho acquistato molto di più in digitale quest'anno, e voi sentite di aver cambiato le vostre abitudini di acquisto rinunciando con più facilità alle copie fisiche? E per chiudere, è anche interessante notare che Chris Meledandri, il fondatore di Illumination, lo studio che si sta occupando del film di Super Mario, è stato aggiunto al direttivo di Nintendo e che da giugno ricoprirà la carica di regista esterno. Un dettaglio che rafforza ancora di più le parole di Furukawa, che recentemente si era espresso sull'intenzione di espandere le aree di interesse di Nintendo anche all'animazione. Insomma, sapevamo che questo era stato un anno stellare, ma anche leggendo i numeri si fa fatica a realizzare quanto Nintendo Switch sia sulla cresta dell'onda. Sarà interessante vedere se Nintendo riuscirà ad organizzare al meglio il prossimo anno per rimanere in linea con questo successo strepitoso. Secondo voi, quali sono i dati più interessanti? Per il sondaggio vi ho chiesto quale altra serie Nintendo funzionerebbe bene se adattata in un film o in una serie di animazione. E anche qui Zelda stravince a mani basse, ma anche Kirby non scherza. Leggendo un po' i commenti ho letto delle idee interessantissime, come il film o la serie di Punch-Out, o gli adattamenti anime di serie praticamente già pronte, come Fire Emblem e Xenoblade Chronicles. Io, poracci, sarò nostalgico, ma continuo a sperare in un ritorno dell'anime di F-Zero e delle avventure di Captain Falcon. E mentre continuiamo a sognare, mi raccomando, vi aspetto sotto al prossimo sondaggione, che andrà online tra stasera e domani mattina. Mi raccomando,
state tutti belli pronti e votate, votate, votate. Poracci, questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e per riempirmi di commenti stimolanti sotto a ogni video, anche e soprattutto quando non siete in accordo con me. Per me sono importantissimi. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Builder, Michele Garage, ciao!